già sviluppato parecchi passaggi delle tematiche che vengono indicate proprio da brochure. Un convegno che vuole analizzare un po' lo stato di salute del nostro bel paese da vari punti di vista, quello politico, quello sociale, quello economico, anche quello didattico e dell'istruzione. Allora, come ho chiesto anche agli altri relatori, ci domandiamo noi da utenti finali che temperatura ha il nostro bel paese? È raffreddato? È influenzato? Beh, questo è un momento di grandi aspettative. Siamo alla vigilia di un cambio di passo della politica, non sappiamo quale sarà il futuro e quindi noi che lavoriamo nel mondo della scuola abbiamo l'esigenza di far conoscere al mondo politico quali sono le istanze primarie di cui bisogna tener conto. Da questo punto di vista io ho incentrato la mia relazione su soltanto tre tematiche principali. Il tema della sicurezza, su cui si è fatto in questi anni, ma sul quale bisogna mantenere la barra dritta perché necessita ancora di un presidio con investimenti e con azioni concrete di messa a norma e in sicurezza degli edifici che sono numerosi su tutto il nostro territorio. L'altro tema è quello dell'innovazione della didattica. In troppe scuole la didattica è ancora di tipo trasmissivo e invece in un mondo che cambia c'è la necessità di formare i nostri insegnanti a metodologie attive che siano coinvolgenti e orientanti per i nostri ragazzi, così da formare dei cittadini responsabili che sappiano utilizzare le tecnologie in maniera critica e sappiano inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro. Il terzo e l'ultimo tema è quello della gestione del personale della scuola. Dobbiamo superare i meccanismi rigidi delle graduatorie per l'immissione in ruolo del personale, dobbiamo avere il coraggio di fare delle iniezioni di merito, di valorizzazione, delle selezioni che si basino sulle attitudini, sulle competenze vere, inserire anche, questo non lo diciamo da anni, dei meccanismi di carriera in una professione docente che è appiattita e puntare sulla capacità dei dirigenti di governare l'autonomia dell'istituzione scolastica. Ecco, molti dei relatori, anzi mi correggo, alcuni dei relatori che l'hanno preceduta hanno dato una corretta definizione, secondo me, vorrei sapere lei cosa ne pensa. Hanno parlato sia il rettore dell'università, poi ripreso anche da Romani, delle competenze. Ecco, mi piace questo termine. Vogliamo capire, secondo la sua sensibilità, come declinarlo al meglio e delinearlo. La comprensione di questo termine in senso operativo è cruciale per quel cambiamento della didattica di cui parlavo poco fa, perché non basta più che gli insegnanti trasferiscano delle informazioni ai ragazzi, è necessario che insieme alle conoscenze esercitino le loro abilità in modo tale da fargli esprimere queste abilità in contesti concreti. Questo vuol dire allenarli ad acquisire competenze e uno dei modi per farlo in maniera molto efficace è quello di dialogare col mondo del lavoro, di fare degli stage, di mandare i ragazzi nelle imprese, nelle organizzazioni ospitanti di qualunque tipo per metterli alla prova in contesti non per forza di tipo esattamente affine a quelli delle scuole che stanno frequentando, ma comunque in contesti in cui dal fare si apprende e in questo modo si costruiscono le competenze che poi serviranno per il resto della vita. Lei intendeva proprio anche quello che già avviene molto spesso oggi per alcuni studenti, le competenze che si possono acquisire partecipando ai programmi scuola-lavoro, anche questo? Anche questo e comunque sempre organizzare delle attività didattiche che partano da un problema e che cerchino la soluzione del problema mettendo in campo i diversi tipi di conoscenze e di abilità che si sono acquisite anche in contesti disciplinari, ma superando più spesso il contesto disciplinare per utilizzare le discipline solo come strumento. Mi aiuti a capire ancora un'ultima cosa e poi veramente la lascio ai lavori del convegno ed è proprio questo. Mi sono sempre domandata come facciano i ragazzi, molto spesso, troppo spesso influenzati dalle famiglie, a scegliere degli orientamenti adatti alle loro specificità.
ecco, come possiamo aiutarli? È vero, noi in linguaggio tecnico diciamo che c'è necessità di una didattica orientante, cioè orientare i ragazzi non significa soltanto presentare loro quali sono le opportunità di studio e di lavoro, ma significa farli riflettere su se stessi, quindi farli sperimentare situazioni diverse in cui loro comprendono le loro attitudini, le loro inclinazioni e anche da che parte va la loro motivazione, perché non si può studiare qualche cosa in cui non si crede e che non appassiona.